Bene, l'ultima scheda l'abbiamo appena vista, firmata da Fabrizio Cafaro. Adesso siamo davvero in conclusione. Io invito il sindaco ad alzarsi perché c'è una sorpresa per lui, una sorpresa che fa in diretta il maestro Donato Lippolis. Prego, signor Lippolis, ci raggiunga pure. La vuole omaggiare, sindaco, il maestro con questa scultura che ha realizzato personalmente? Mia volontà. Regalo questa al Comune. Grazie. Ecco, ci descriva i nostri telespettatori, magari da casa non riescono a inquadrare bene, ecco, questa opera che lei ha realizzato, che rappresenta? È lo stemma del Comune di Mottola, sì. Quello che noi vediamo adesso sul gonfalone, lui l'ha riprodotto su pietra in maniera artigianale. A nome della città lo ringrazio per questo bellissimo dono. Anche girare dalla parte, c'è il stemma della libertà. Ah, ecco, quindi ha una duplice valenza questo stemma. Sì, una duplice valenza ed è un regalo particolarmente gradito che metterò ovviamente nella mia stanza a disposizione di tutti i cittadini. Bene, noi siamo al gran finale davvero, ecco questo momento, grazie, complimenti, complimenti maestro. Nel frattempo la cantina Dolce Morso sta provvedendo, in primis il presidente Peppe Donghia, a offrire ai nostri ospiti protagonisti di questa puntata di live di calici di vino, perché ovviamente sindaco, anzi io invito gli ospiti ad alzarsi tutti quanti in piedi, così facciamo un brindisi finale di gruppo che sia di buon auspicio. Consigliere La Penna, prego, venga, il Presidente della Proloco pure è qui, grazie Presidente. Ecco, se voi mi consentite io vado tra il Sindaco e l'Assessore, in modo tale, ecco, se siamo bravi facciamo una bella coreografia, ecco, uniamo tutti i bicchieri, facciamo un semicerchio se ce la facciamo. Voglio sentire proprio il rumore di questo incontro tra calici. E allora da Mottola, in diretta finisce la puntata di Live for Puglia 4 agosto 2010. Linea alla regia, grazie, grazie sindaco, grazie all'intera amministrazione comunale di Mottola e gentilissimi ospiti. Un ringraziamento speciale al professor Pietro D'Alena che ci ha onorato davvero con la sua presenza. Grazie a voi, grazie al sindaco che ha cortesemente voluto invitarmi, grazie a questa amministrazione che si impegna molto nel nome di Mottola per il suo progresso. Sindaco, il suo saluto finale. Saluto e un ringraziamento innanzitutto a voi, a Studio 100, che ci ha permesso questa sera di essere così affacciata un po' su tutta l'Europa. E il saluto è doveroso ovviamente a tutti quelli che ci stanno guardando, soprattutto ai miei concittadini che non sono a Mottola ma che sono al di là dei nostri confini. E ancora una volta un saluto caloroso ai mottolesi in Afghanistan, ci stanno guardando anche di lì. Buon lavoro ragazzi, lavorate per la pace, grazie. E allora da Mottola, nella terra delle gravine, dalla terra dei campioni, un saluto finale. Alla prossima, buonanotte. In diretta da Piazza 20 Settembre, Mottola, Live for Puglia Estate. I'm begging.